amici e non di lo zoo di football. Pian piano, noto con piacere che vi state iscrivendo e sotto dove c'è descrizione troverete il link e vi invito ulteriormente ad iscrivervi perché prima o poi, e sta arrivando la primavera, uscirà sto cazzo di 1.0 la patch. E quindi torni, come vedete là sotto a sinistra, vedete 09.1 e quindi cominceremo a ragionare seriamente e saluteremo tutti i pezzi di merda che sono andati a UFL che non esiste e a FIFA. Vi stiamo aspettando al varco. Detto questo, cliccate al link e vi iscrivete al nostro gruppo Facebook. Salutiamo gli admin moderatori dal dottor Antonino, Stefano Carparelli, un abbraccio a Stefano, lui sa perché, al buon Stefano Ferrari DJ, dove porta contenuti su YouTube e fa le live su Twitch, come anche che 1988, YouTube e Twitch, come quel pezzo di merda, scherzosamente, di Lelino 88 per spalle, cioè detto la ciola morta, YouTube, e ho fatto un video ieri che andatelo a vedere, e so che porterà le live su Twitch. Saluto Marco, saluto gli amici di PES Nuira, gruppo e pagina, e detto questo, adesso possiamo andare a vedere cosa c'è di nuovo oggi, dove io non gioco ai football da Namarcord. Adesso andiamo a vedere, comunque. 10.000 GP, World War with noi non faremo altro che prenderci la nostra amata Juve, perché pur di provare altre squadre io non so chi cazzo prendere. Ne faremo solo una perché domani uscirà un nuovo aggiornamento. A noi di quei pochi GP o di quello che daranno non ce ne può fregare di meno. È inutile che ci giriamo intorno, io continuo con la mia amata Juve, che so che li stanno aggiornando, ma al momento Vlahovic non c'è da quello che ho. Quindi devi fare un gol, ah, meno un gol. Andiamo a vedere, non so se riesco a fare altro. Vai, vediamo se troviamo sotto un avversario, possibilmente un 4-5 stelle, ma col cazzo che me li darà. Va bene ragazzi, io sono scherzo, rido, faccio, non faccio ragazzi, ma io porterò solo PES. E UFL è quello che si può dire, non dire, sempre tre tacche. A me non me ne può fregare di meno, ma veramente. Tanto sarà un gioco per bambini, lo sappiamo tutti, dai. Ci vorranno anni per arrivare a questi livelli, perché quelli non cercano, cioè non fanno altro che ma che cazzo sta lì? Ma che cazzo me ne fotte a me? Ma c'è essere a fangulo, c'è. Allora, avanti. Questo è il classico problema della PS4. 30 secondi, se l'è pappati già. Qui ci sono ancora Bentancur. E vabbò. Sempre contropiede veloce. Quello è già pronto. Mo, ci deve avere. E mo. Allora facciamo Rabiot qui. Poi mettiamo qui e qui ci mettiamo. Raga, ora la facciamo pazza la cosa. Vediamo. Dove sta? Mettiamoci Chiesa. Raga, la faccio pazza. Mettiamo. Lui qui. Lui qui. Facciamo così e qui ci mettiamo lui, qui lo facciamo così, lui qui e lui qui, lui va di fretta e andiamo di fretta anche noi.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiato. Allora, tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni. Questo è un nuovo modo che sto provando, il 4-2-4. Che cornice di pubblico splendida. E certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Che quadrato questo. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Quadrado. No raga, abbiamo trovato il menia della situazione. Non ha paura di nulla e punta sempre il menia. È sempre interessante scoprire cosa fa quando ha il pallone tra i piedi, perché è imprevedibile. Dybala! Ma mi ha fatto fallo. Tiro davvero da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la aggiorna è le squadre, dai. Vuole provare Vlahovic. Vlahovic, Zaccaria. Decide di sfruttare la fascia. Zaccaria, raga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento per sulla fascia. Non lo conoscesse. Attenzione, può avanzare e tirare. Messi, un gol capolavoro. Ed è subito spettacolo. Non me ne frega un cazzo di pelle, raga. Basta fare un gol. Questo vuole fare soltanto. Va bene. Più, sia tecnicamente che mentalmente. Va bene. Appena dimostrato. Dai, che dove gli sta il peso 2020? Muto. Sta testa di cazzo, sta facendo risultanza, voglio. La Murt da mamma, ti voglio, ma tu stai fraccato proprio, stai. Ma guarda che pezzo di merda, vaffa mocca mamma, te va. Vatti a vedere l'ultimo video di Football 2022, vai. Ma vai a cacare, vai, testa di cazzo. Che è? Oh, madonna mia. La Juventus comincia malissimo la gara. Prova a eludere la marcatura. Prova l'incursione in avanti. Se ne va. Sfugge all'avversario con un numero. Lì da ma guarda raga, ma che cazzo fa? Oh, mi ha rotto i coglioni! Ma vai a fare in culo, vai! Opta per il lancio lungo. Marquinhos si è fatto trovare pronto. Ah, gioco senza punta. Ma guardatelo, guarda, questo è scemo forte, oh. Pallone interessante, in verticale. Oh! Ah! Ah! Cioè, non è fallo quello, raga. No, vabbè, no. Pallone lungo, in verticale. C'è Messi? Si libera la grande. Taglio. Prova a darla grazie. Profonda nello spazio. Questo è prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Difficile fare un gol a questo. Ma guardatelo, guardatelo! Ma questo è stupido proprio! C'è la palla lunga. Ma non sapete giocare, semplici! Guarda, guarda. E vaffa mocca mamma, beh. Vuoi uscire una scivolata abbastanza dura. La arrabbio proprio. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. E passa. Grandissima azione. Neymar. Può vedere la porta da lì. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Vabbè. È scemo forte, raga. Questo è scemo forte, dai. Il gioco con la verticalizzazione. Dai, lo dobbiamo fottere bene bene. Ha provato questo, a fare dai. Tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Non era affatto facile fare di meglio. Sto senza troppe attaccanti. Maglie in area. No! Finalizzazione decisamente infelice. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Vabbè. Messi si spinge in avanti sulla destra. Mamma Messi mia, guarda, che schifo. Se ne va. Di nuovo le fa, raga. Può col parata di Szczęsny. Si fa avanti. Ditemi voi se è normale che non riesca a giocare, raga.
Basta fare solo questo, guardate. Mbappé. Guarda Fabio, meglio di così è impossibile difendere. Il portiere è in debito con lui di una cena come minimo. Madonna mia, quanto è stupido questo. E io non riesco a batterlo, eh. Ci prova con un pallone profondo. Oh, e tira! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Ken! Pallone interessante in verticale. Ma che cazzo! Opta per la scivolata e ha ragione lui. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Verratti sceglie di andare per vie verticali. Neymar, Mbappé, colpisce. Splendida reazione del portiere. Locatelli, Cuadrado prova a darla profonda nello spazio. Numero, che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. No, non riesco a giocare. Stanno però tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Mbappé si libera alla grande. È scemo, dai, questo è scemo forte, raga. Questo è scemo forte, dai. È troppo scemo questo essere come raga senza attaccante. Ma cazzo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. La Juventus ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma okay, deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Se ne va, ecco che parte il cross. Libera al momento giusto. Chiesa, Chiesa! Larga il gioco con palloni a sinistra. Provano a partire in velocità. Vabbè, ottima quando pressione è scemo, la sua è scemo, dai. Palla recuperata, sembrano aver eretto un muro in difesa. Lungo passaggio in avanti, c'è l'opportunità per il contropiede. Ottima progressione, palla al piede. Ma guarda un po' Verratti che è così veloce, non ci voglio credere. Vede lo scatto e cerca la profondità. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo. Dai, e dai, ma vai a chiuderlo. E cazzo, chiudilo! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Ken! Ce l'hanno fatta! Sono riusciti a rientrare in partita. Vedremo se troveranno il pareggio. Mi dà il cazzo anche se l'ho passato il corso di perdere. Quanto mi dà il cazzo sta cosa? Oh. Sto ben coglione, valio. Dribbling, so, di che da che sta fa? Uscire. Ma c'è che sta fa? Non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. E adesso ovviamente il distacco si riduce. E niente, raga, non mi funzionano le due. Secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Affamocca mamma, dov'è? Non mi funzionano le due, oh. Prova a darla profonda nello spazio. Passaggio filtrante per Wijnaldum. Baltiro! Prova immediatamente in avanti. Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico! No, così. Sceglie di andare per vie verticali. Quadrado prova il cross tagliato.
è attento e allontana senza problemi. Che cazzo, sto capendo niente. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. No, ma perché gli ha data così? No, guarda quello libro là. Oh. C'è Messi? Pallone interessante, in verticale. Pericolo. Che coglione che sono, vai. Splendida finta, splendido tiro, splendido gol. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa al bar. Si è creato da solo lo spazio per realizzare. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Ken è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Dai, mamma mia, ma che schifo. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante, in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ma guarda come cazzo gioco in scioltezza questo. Ma guardalo! Ma vai! Madonna mia! Può liberare il tiro. Occasione da rete! Niente, raga, non si riesce a difendere. Vabbè. Prova a tirare. E c'è ancora un gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto, raga, la palla non, troppo tardi. Non riesco a giocare proprio, veramente. Vantaggio di 3 reti. Guarda, vabbè. Direi. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ma guardate che ritardo che ho, pazzesco, mio, pazzesco. E passa. Qui può partire il contropiede. Ottimo dribbling sulla fascia. Ma chi è libero. Frega, ma... Qui deve tirare. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero. Ma non me ne frega un cazzo del replay! Ma Cristo santo! Doveva solo essere più. Ma guarda! Vabbè, dai. Preferisce il retropassaggio. Può provare. Trovano la rete. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. Beh, la sua sfida con i difensori avversari niente, oggi non è decisamente riesco a vinta. Fare niente, oh. Ma proprio guarda, tutto lui fa, oh. Saldamente nelle loro mani. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Wijnaldum. Prova a darla profonda nello spazio. Passaggio fino. Wijnaldum! Il portiere è sicuro. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. La palla va sul palo! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Guarda, di nuovo, raga, allora ditemi che è un problema mio, dai. Facciamo prima, dai. Ma dove... Vabbè, va. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Vabbè. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain.
Come? Qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Vabbè. No, non mi arrendo, voglio fare un'altra perché questa mi fa schifo proprio. Navas. Che coglione questo, raga. Guardatelo, guardate. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Hanno fatto vedere se italiano sta testa di centrocampo. Vabbè. Non hanno minimamente saputo rispondere alla qualità della squadra. Trimone, bastava un gol. Trimone, bastava un gol. Non so tu che evento stavi giocando. Bastava un gol. Vediamo se il Trimone è italiano. No, non è italiano, non è il prima e non è l'account principale. Va bene. Grande testa di cazzo. Dai. Mamma mia, che schifo, raga. Che schifo. Che schifo. Vabbè. Aspettiamo l'1.0. Tanto sempre tre tac. Ma boh. Cambiamo formazione, quel 4-2-4 non è cazzo a mia di giocare. Ah, di John. Ovviamente quello di prima. Vabbè, non fatemi giudicare, non voglio giudicare persone che prima dell'1.0, perché non fa testo. Non fa testo. Come non fa testo anche quando vinco io. Non puoi vincere, non puoi perdere 4-1 di un Paris Saint-Germain e poi vincere 5-1, 6-5, dai raga, non fa testo proprio. Qua stanno tutti come al cazzo. Va bene. Bonucci, bene. Uga, ripostati, senza delitto non si può stare. Poi mettiamo Bernardeschi. Qui. Qua mettiamo Keen. Stiamo senza attaccanti, raga. Io non so, boh. Qui. Mettiamo così. 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 Ok. Bah, vediamo. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Vediamo se va meglio di prima. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te chi sarà? Cioè, la vedo più fluida di prima.
La posso anche perdere, tanto qua gli fa minimo 4 gol almeno in 5 partite. Rispondere. Ma perché prima era tutto a favore mondo, di quel figlio di Drocchia, secondo account inglese? Forse il migliore di sempre. Chiesa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato alla altezza. Dai, madonna, muoviti! Ma guarda quanto tempo perde! Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Prova a darla profonda nello spazio. Riceve il passaggio. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Sicuro. Vabbè, qui l'intervento del portiere. Guarda, questo è al prime armi, dai. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Vabbè, prime armi, cazzo. Scusa, mo scappo 4 gol, mo. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante, in verticale. La Juventus riprende subito il possesso della sfera. Ma è che cazzo. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro ha mandato una stambata con un discorsetto. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. Ehi. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Ma da quando la team non è vicinissimo, ma chissà. Se se la sente, ecco che ci prova. Ma incredibile! No, la punizione sono come un cioccolato. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Come un cioccolato questa. Ma vabbè. Perfetta la mia punizione. Come non amare il calcio. Ha preparato il pallone con cura, voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Occhio alla conclusione. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Mezzo metro. Vediamo, la dai di nuovo a Mbappé che è anche questa partita. E che cazzo? Chiellini. Ma come cazzo si fa? E abbiamo già superato il quindicesimo. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Ma perché così? Io non lo so, ce l'hai vicino, deve dare a uno che sta lontano 100 metri. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene. Madonna, questo è un altro che fa le finte, madonna. Rubare palloni così non è mai un caso. Ma già l'ora che devo andare via, madonna mia, che pare, non ho più tempo per fare un cazzo. Ma Kirin, che cazzo stava a fare là? Viene concesso un altro calcio d'angolo. Ma perché si gira preferisce così? Preferisce il retropassaggio. Verratti. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Pericolo. E vai, l'hai preso. Madonna. Vede lo scatto. Dove va il portiere? Dove va? Ah! E siamo di nuovo in parità. Non ci voglio credere. Gli avversari hanno mollato un po' il Fablo, rivedete, prego. E hanno iniziato. Guardate il portiere. Che cosa è successo? Dove va? Ma dove vai? No, vabbè, dai. Immediato e meritato. Mambo. Neymar ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Ma perché? No, vabbè, dai. Vabbè, dai. No. Joy, vabbè, complimenti agli avversari. Che reazione da grande squadra. Butta sta cazzo di palla. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Chiesa! E c'è il gol della Juve. Una grande partita oggi. Quanto manca realmente Chiesa. Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti. La loro rapidità è stata fondamentale. Ma perché si alza? Adesso conducono. Anche se ma dove? Ma perché? Ci prova con un pallone profondo. Ma dove va il portiere?
portiere di nuovo. Vabbè, va. Neymar. Vede la porta da qui, occhio che tira. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Sto ma non mi interessa! Il cappello, un tiro impeccabile. Ken, grandissima lettura, riconquista il pallone. Madonna me. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. La palla non è passata, ma doveva essere un'ottima occasione. Ma perché? Un po' di pazienza, aspetta. Può colpire. Il portiere dice di no. Neymar, ce l'hanno fatta. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. E sono due, oggi non si ferma più. Parità ancora, questa squadra non muore mai. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Colpisce il pallone. Guarda, il limone, come cazzo la tiro. La conclusione insidiosa, raso terra e potente. Bel tiro, tenuto basso. Vabbè. Cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Bernard sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Bernardeschi vede lo scatto e cerca la profondità. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Ma perché? Cioè, gli passa davanti la palla, Wanyu. Ma è ma guarda quello, ma fermati. Madonna, ma... Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità. Ma batti! Madonna, ma... E guarda chi gli ha da... Oh, ma io non becco mai una... Madonna, ma... C'è Messi? Mbappé! Wijnaldum! Prova a darla profonda, nello spazio. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Gol. A tempo scaduto. Guardate, tira a giro. Messi! Ma vai a fare il colpo di te. Non lo sapete fare e si permette di farlo. Si chiude il primo tempo. La Juventus ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo. Al pari dell'attacco avversario, per la verità. 2-2, fin qui davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni da gol e tanto spettacolo. Si ricomincia. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Marco Verratti. Wijnaldum. Sceglie di andare per vie verticali. Fermati. Ma quanto ci mette a fare un passo? Ma dove vai? Ci prova con un pallone profondo. Scatta verso il pallone. Questi pensa a Mbappé, pensa di fare tutto. Questa azione personale è molto pericolosa. Bernardeschi prova a darla profonda nello spazio. Locatelli, che parata! Certo, non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Se ne va Neymar. Ma pallone interessante. Non si riesce a fermare, Wijnaldum. Non si riesce a fermare. Ma vai avanti! Madonna! Non ha sbagliato nulla. Che fa schifo, mannaggia la morte di Konami. È tutto che da razza giapponese da mamete. Che da chi te muort. Che da chi te muort da giapponese. Spazza via. A chi gliela va? A lui. Che grande parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Ma sono in anticipo. Niente di fatto, azione interrotta. Niente,
Non riesco a difendere, raga. Non riesco. Non. Io. Ma come cazzo è che non si difende? Mannaggia la volta davanti, mannaggia. Provano a partire in velocità. Bernardeschi. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Pallone lungo in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Può concludere. Ma si sente nell'arbitro. Madonna me, madonna mia! Mi ha rotto già i coglioni, mi ha rotto. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Viene sostituito con il... E batti, fratello mio, madonna mia, batti, cazzo. La mette sulla sinistra. Bernat oggi ci ha fatto vedere le sue. Come buggato fai Saint Germain, raga. Ma guardate, ma guarda. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Non era affatto facile fare di meglio. Ma sei stavorata avanti, ma perché? Ma guarda, ma vai a fare in culo, ma che quanto cazzo mi fa schifo, mannaggia la muerte da tanto, mannaggia la muerte. Beh, questo è un passaggio quanto meno discutibile. Wijnaldum. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Intervento decisivo. Verratti. Niente, raga, io devo giocare di anti, non. Vanno proprio lenti, vanno lenti. Non riesco a ma guarda un po', io che cazzo devo stare a fare? Per fare due passaggi, oh, dai, raga. Pallone interessante in verticale. Ma guarda, madonna, me Chris, ma aiuto. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Niente. Mbappé prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Arthur ha già lasciato il segno oggi. Sceglie di andare per vie verticali. Capisce tutto, interviene con sicurezza. Niente, raga, niente. Hanno 4 gol, primo tempo, 0 gol nel secondo tempo. E si vede, per Fabio, il momento. È gratificante assistere a un match così, ah, in cui entrambe le squadre giocano. Guarda che per la schifo proprio di partita, oh. Palla in avanti verso il compagno. Niente, questo sta davanti, sta in, ma ovunque sta questo, ovunque. Magistrale. Ci prova con un pallone profondo. Neymar. Ma guarda, ma già tutti stanchi stanno a me, non è possibile. Ma dove va il portiere? Niente, qui pallone sprecato. Hakimi. Pallone interessante in verticale. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ma dove la mecchi la palla? Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Mia. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ecco, Morata! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Hakimi prova la fondo sulla destra. Ma dove va? Prova a darla profonda. Ma dove va? Può cercare il taglio in mezzo. Se ne va. Ha spazio per cercare il gol. Tenta la conclusione. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo. È andato a fare la doccia, vedi? Buttarla dentro. L'esultanza nella doccia è andata a farla. Nella doccia.
Un finale. Non c'è più tempo, finisce qui. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita. Senza PS5 io non posso andare avanti. Sto scendendo. Vi saluto. E ci vediamo su PES 2021.